Ragazzi, bentornati. Questa nuova serie tratterà di un platformer, quindi impareremo a creare un gioco alla Super Mario, per intenderci, con qualche piccola chicca che sono sicuro che vi piacerà. Inoltre ho deciso di evitare di creare il progetto e poi farvi tutorial su un progetto creato, ma di partire, tra virgolette, quasi subito, in modo tale che durante lo sviluppo magari voi potete darmi qualche consiglio oppure dirmi come desiderate che il gioco si sviluppi e quindi come fare determinati video. Prima di iniziare, se non l'avete già fatto, vi invito ad andare nel sito, nel forum della comunità e di iscrivervi. Pian piano sta prendendo piede, vi sono già i primi membri, i primi thread, mi raccomando, fatelo anche voi se non l'avete già fatto. Adesso partiamo subito. Nel link in descrizione troverete questo pacchetto, questo sprites.rar, oppure lo rinominerò, dove all'interno vi sono la grafica che utilizzeremo, che ho preso da Open Game Art, che anche lì troverete il link in descrizione. Apriamo subito Unity e creiamo un nuovo progetto. Selezioniamo 2D, io lo chiamerò Platformer Tutorial, voi chiamatelo Platformer YouTube, voi chiamatelo come desiderate. Creiamo il progetto, attendiamo la creazione del progetto e, come al solito, come vi ho sempre detto, ecco, sicuramente la mia interfaccia sarà diversa dalla vostra, però andiamo su Project, su Asset, cerchiamo di essere sempre più ordinati possibili e creiamoci quindi la nostra prima cartella Sprites. A questo punto quello che dobbiamo fare è essenzialmente estrarre questa grafica all'interno della nostra cartella Sprites, quindi nel nostro progetto. Prendiamo quindi queste immagini e, giustamente prima di forse quit, ecco qua, un bel casino. Prima di inserirli su Unity non va bene che stanno sul pacchetto RAR, ma è bene metterli prima in una cartella, inserirli là dentro. Quindi adesso riaprirò Unity perché giustamente mi è crashato. Eccoci qua. A questo punto apriamo la nostra cartella e possiamo inserire la nostra grafica nella cartella Sprites del progetto. Ok, eccoci qua. Adesso la cosa che dobbiamo fare è essenzialmente sistemarci le nostre sprite. Come potete vedere, questo è un pipistrello che sarà il nemico del nostro piccolo eroe, che sarà esattamente questo re, realizzato in maniera egregia dai ragazzi di Open Game Art. Quindi partiamo dai personaggi. Va bene sprite, però una sprite mod sarà multiple. E come pixels per unit mettiamo 32. Ricordo che i pixels per unit sarebbe quante pixel sono necessari per creare una unità di Unity. Facciamo apply ed apriamo lo sprite editor. A questo punto su slice possiamo andare a automatic center e fare slice, e lui in automatico si prenderà i quadranti stabiliti dai personaggi. Facciamo un apply qua sopra e questo è a posto. Dobbiamo fare lo stesso con tutte le altre sprite. Con il cloud va bene la single, che questo qua sarà il nostro background, e introdurremo anche i concetti di parallasse. Qui in questo caso voglio inserire come pixel per unit 40, fare apply. Nella corona qui va bene anche qua 32, questo qua essenzialmente sarà il simbolo della vita. Il coltello, anche lui, se non erro, va bene 32, sarà l'arma del nostro eroe. Il green background, anche questo penso che una quarantina di pixels per unit va benissimo. Infine abbiamo, questa sarebbe tutta la grafica della nostra mappa di gioco. In questo caso, anche qui va bene 32, però questo è un multiple, quindi apriamo lo sprite editor, facciamo apply. Anche qui credo che dovrebbe andare bene automatic. No, come potete non va bene. Allora andiamo su grid by cell size e mettiamo qui 32, in modo tale che ci troviamo. No, andiamo di 16. Sì, perfetto. In modo tale che ci troviamo esattamente nei tile prestabiliti il quadrante esatto. Quindi possiamo fare apply, e credo che abbiamo fatto tutto tranne il bat, anche qui multiple,
Anche qui 32, facciamo un apply, sprite editor, automatic, slice, ed ecco qui ci ha selezionato perfettamente i nostri. Direi questo qua di ridurlo perché non ha senso che lo manteniamo così largo. Ok, e facciamo apply. Perfetto, adesso praticamente possiamo iniziare. Quello che direi di partire subito è di iniziare appunto con il tiling della mappa, quindi prendiamoci i nostri tile, direi di partire da questi qua. Come potete vedere, questo è proprio una sorta di rettilineo che possiamo creare, quindi piazziamolo lì per esempio. Piazziamo, anzi, vi insegno un trucchetto, non so se non ci avevate pensato prima. Io per evitare di avere problemi col posizionamento, duplico questo qui, lo sposto sull'asse e poi praticamente vado a modificare la sprite con quella desiderata. E almeno me lo trovo nella stessa posizione. Lo faccio ancora una volta, modifico la sprite, come potete vedere c'è appunto questa sorta di erbetta, di pattern che si ripete, e questo praticamente per me può essere una sorta di unità base per facilitarmi la creazione delle mappe. Quindi quello che mi resta da fare è aggiungere in tutti e tre i tile un box collider 2D per la collisione con il nostro personaggio, aggiungere un nuovo layer che chiameremo mappa, che ci servirà sempre per le collisioni, quindi selezionate tutte e aggiungetegli appunto questo layer. E poi, come vi ho detto, utilizziamo una sorta di prefab che inizieremo per lavorarci su, che chiamerò rettilineo, quindi non ho fatto altro che inserire questi due tile all'interno del primo. In modo tale che adesso, con molta facilità, facendo appunto semplicemente un duplica, io posso andare a creare la mappa di gioco, perlomeno il primo terreno utile al personaggio per effettivamente camminare. Direi che ci possiamo momentaneamente fermare così, poi piano piano lo abbelliremo. Quindi abbiamo appunto creato un modo molto rapido per fare la mappa. A questo punto possiamo aprire la nostra cartella sprites e andare a prendere il nostro personaggio. Direi che come posizione idle, questa. Vediamo quale mi piace di più. Direi che questa va bene come posizione idle e lo piazziamo nella nostra mappa di gioco. Iniziamo con i primi accorgimenti, quindi rinominiamolo il GameObject a player, diamogli una tag appunto player e inseriamo un nuovo layer di tipo player. Questo sempre in futuro lo utilizzeremo, però è sempre bene farlo subito. Adesso cos'è che gli serve a questo giocatore, a questo personaggio per muoversi? Gli serve un Rigid Body 2D che abbiamo già visto. Cliccate Use Automass in modo tale che Unity calcolerà da solo la massa dell'oggetto. Adesso facciamo un rapido test cliccando Play. Ecco, e sprofonda giustamente oltre il terreno di gioco perché noi abbiamo inserito un collider. Adesso voi direte, inseriamogli un box collider 2D, però no, per i personaggi è sempre bene inserire un circle collider 2D. Questo perché facilita praticamente le collisioni con gli oggetti della mappa ed evita dei piccoli blocchi che si possono andare a creare nel caso in cui un tile è superiore ad un altro. Quindi abbiamo inserito il circle 2D e come potete vedere il nostro personaggio è bello piazzato nella nostra mappa di gioco. Adesso possiamo iniziare volendo a dargli un po' di movimento, quindi andiamo nella nostra cartella project, creiamo una nuova cartella che chiameremo scripts, posizioniamoci al suo interno e creiamo appunto uno script C sharp che chiameremo player movement. E questo sarà lo script che si occuperà appunto di far muovere il nostro personaggio sulla base degli input del giocatore, quello vero. Ed eccoci qua. Adesso voglio farvi vedere una cosa che prima non abbiamo fatto, cioè come possiamo far sì che
rendiamo obbligatorio l'inserimento di una componente quando questo script è attaccato a un game object. Per esempio, è obbligatorio per questo script, per funzionare, di avere rigid body 2D. Per fare questo possiamo utilizzare questa tag, che è appunto quella di require component, dove qui possiamo indicare tramite la scritta type of il tipo della componente obbligatoria che serve per il funzionamento di questo script. In questo caso è appunto rigid body 2D, e qui in seguito ne possiamo inserire quante ne vogliamo. Questo è molto buono, molto professionale, perché vi aiuta a evitare che vi dimenticate qualcosa. Adesso cos'è che ci serve? Possiamo fare qualche inizializzazione, quindi ci serve sicuramente il rigid body 2D per iniziare il nostro movimento, e poi possiamo definire una serie di variabili che io chiamerò variabili upgradabili, forse non è italiano, però questo perché in futuro inseriremo un upgrade system sulla base dell'andamento del giocatore, che potrà quindi acquistare dei upgrade per migliorare la sua velocità di movimento o altro. Quello che ci serve adesso è essenzialmente la nostra move speed, che noi inizialmente inizializzeremo a 3F, e ci fa bene per ora così. Adesso andiamo sulla start e inizializziamo appunto la nostra rigid body 2D tramite la funzione getComponent, quindi rigid body 2D al solito, come abbiamo sempre fatto. E adesso nella funzione update dovremmo inserire appunto la nostra logica di movimento. Come al solito vi consiglio sempre di spezzare i problemi, quindi creiamo una nuova funzione tipo movement che poi appunto inseriremo nella nostra update, che verrà eseguita in maniera ciclica. Cos'è che farà lo scopo della funzione movement? Qual è? Rilevare appunto i movimenti a destra o a sinistra del giocatore. Anziché utilizzare le varie funzioni della classe input, che sono getKeyDown e così via, voglio che questa volta, per questo tutorial, andremo a utilizzare quello che vi è scritto esattamente qui nell'input manager, negli assi. Come potete vedere, qui ci sono gli assi orizzontali, verticali, e questo è un modo realizzato da Unity per far sì che se noi ci riferiamo a questi assi, lo script diventa molto generico e quindi si può applicare a qualsiasi tipo di piattaforma, che sia mobile, che sia PlayStation, che sia Xbox, perché qui appunto sono descritti tutti i tasti relativi a questa tipologia di movimento. Per esempio l'orizzontale, appunto, il movimento a destra e a sinistra, che viene definito dal tasto left, dal tasto right della tastiera, o da A o da D. E qui possiamo specificare ogni tipo di movimento. Come potete vedere, qui appunto c'è la parola joystick. Quindi è molto importante lavorare con l'input manager. A questo punto cosa possiamo scrivere? Dichiamiamo una variabile h, che non ci fa altro che prendere come valore dalla classe input appunto l'asse che a noi ci interessa, che in questo caso è l'asse orizzontale, che come abbiamo visto è un valore, un float, che è positivo o negativo a seconda se noi clicchiamo la left arrow o la right arrow, o il tasto A o il tasto D. A questo punto noi vogliamo dichiarare un vettore velocità, che sarà un vettore che noi applicheremo al nostro rigid body per dare un movimento. Quindi dichiariamo questo vettore, e cosa gli mettiamo come componenti? Gli mettiamo il vector right.x, quindi la componente x del vettore right, che è quindi verso destra, per la nostra move speed che abbiamo dichiarato sopra, per h. E mentre come componente y utilizziamo quella che ha in quel momento la nostra sprite, che è quindi la body velocity.y, molto, molto semplicemente. Adesso cosa facciamo? Applichiamo al nostro rigid body questo vettore velocità che abbiamo in questo momento dichiarato. E praticamente così la funzione movimento è già funzionante. Facciamo un rapido test e vediamo quello che abbiamo combinato. Bene, non funziona niente perché sicuramente, come al solito, ho dimenticato qualcosa. Ah no, ecco cosa ho dimenticato. Chi è il veterano del mio canale lo sa che mi dimentico sempre di inserire gli script appunto nel game object. Ecco qua fatto. Adesso facciamo un test. Ah, ecco qui come rotola il nostro giocatore. Come mai rotola? Molto semplicemente, noi abbiamo bloccato la rotazione su rigid body. Dobbiamo fare freeze rotation in modo tale che effettivamente si sposta senza ruotare. Ed ecco qua.
molto un po' bruttino, statico perché non abbiamo inserito animazioni, però come potete vedere il movimento è bello, bello fluido e soprattutto lo possiamo cambiare in qualsiasi momento. Consiglierei appunto di inserire qui un serialize field in modo tale che noi dall'editor abbiamo la possibilità di cambiare la move speed. Cosa possiamo fare prima di terminare il video? Io direi, siccome è abbastanza brutto che quando vado a sinistra, effettivamente il mio giocatore non si rivolge verso quella direzione, ma resta appunto nella direzione destra, direi di inserire appunto un semplice controllo nella funzione movement, dove noi scriviamo che se il nostro vettore velocità la componente x del vettore velocità è minore di 0, quindi se io effettivamente mi sto spostando a sinistra, allora io vorrei che il mio body transform.localscale, quindi la mia scala, vi faccio vedere poi cosa intendo, sia uguale a new vector 3 meno 1, 1, 1. Cioè io voglio praticamente che la sprite venga ruotata su se stessa e quindi si rivolgerà verso sinistra. Invece nel caso contrario voglio resettare questo comportamento a 111. E così praticamente vi faccio vedere che quando il nostro personaggio andrà verso destra sarà rivolto verso destra, ma quando sarà rivolto verso sinistra, cammina verso di sinistra, sarà rivolto verso sinistra. Perfetto. Direi che per questo video, ma si vada volendo, possiamo fare un'altra cosa. Possiamo inserirgli un po' di amore, tra virgolette, a questo povero personaggio. Andiamo sul tab animation e creiamogli un'animazione. Quindi clicchiamo create. A questo punto andiamo su assets e creiamo una nuova cartella che chiameremo animations. In modo tale che lì inseriamo tutte le nostre animazioni. Questa animazione la voglio chiamare player movement. A questo punto io per comodità mi posiziono il tab dell'animation qui sopra, vado su Sprites e mi prendo praticamente, un attimo che me le ero scritte se non sbaglio, no, me le sono scritte, va bene, le individuiamo subito quali sono le sprite, dovrebbero essere esattamente, vediamo un po' queste qui, giusto? 38, 39, dovrebbe essere 1, 2 e 3. E c'è pure una quarta. Sì, dovrebbero essere queste qui. Ok, 1, 2, 3, vediamo un pochettino, le piazziamo qui. Un po' troppo veloce, distanziamo un attimo perché diamogli un po' di tempo per. Manca un passetto. Quindi 2, 3, 4. Queste qua le abbiamo inserite. Mannaggia, non mi ricordo. Aspettate un attimo. Ok, ragazzi, le ho trovate. Praticamente sono 1, 2, 3 e 4, che dovrebbe essere esattamente dalla 37 alla 40. Quindi selezioniamole. Avendo premuto il tasto Shift e praticamente trasciniamole sul nostro tab Animator. A questo punto distanziamole un pochettino per dargli un po' di tempo di essere eseguite. Facciamo un test e vediamo se va bene così. Volendo lo possiamo sistemare un attimino. Direi che va bene. A questo punto andiamo nel nostro tab Animator. E ci troveremo appunto questo stato che io direi di chiamare movement, semplicemente. Faccio un po' di spazio così vedete meglio. Ok. Qui voglio creare uno stato che chiamerò idle, che non ha nessuna animazione, e lo voglio rendere il default state. Nei parametri invece voglio inserire una variabile, un booleano, che è isMoving. A questo punto faccio le transizioni tra gli stati dallo stato movement e viceversa. E come condizioni, scopriamoci di toglierci l'exit time, il fixed duration, e inseriamo come condizione la isMoving true da idle a movement.
mentre da movement ad idle is moving a false. Togliamo la fixed duration, la transition duration, mettiamola a 0.1, as exit time no, e direi che siamo a posto. A questo punto possiamo tornare nel nostro script player movement e inserire appunto il nostro componente animator sotto il rigid body, chiamiamolo anim, inizializziamolo in modo tale che possiamo utilizzare le sue funzioni. Ok, e quindi nella funzione movement inseriamo praticamente molto molto semplicemente, anzi ho sbagliato, anziché un booleano, eliminiamolo, mettiamo un float. Voi vi direte perché un float? Perché possiamo sfruttare il valore del punto di questo float h che varia da meno 1 a 1 e quindi passando anche dallo 0. Di conseguenza, io quando è che avrò un movimento? Avrò un movimento quando la mia isMoving è superiore a 0.1, mentre non avrò più un movimento quando la mia isMoving è inferiore a 0.1. In questo modo, praticamente, noi gestiremo il movimento molto molto semplicemente, anziché mettere delle varie cose col booleano, ho sbagliato. Facciamo anim.setFloat. Ecco qua, float id è is moving e il valore è appunto h, però io non voglio inserire solo il valore h, ma voglio inserire il valore assoluto, cioè il modulo di questo float h. Quindi faccio matabs che mi richiama la funzione modulo dalla libreria di Unity. E così sono praticamente a posto. Salviamo lo script, facciamo un rapido test. Ok, ci siamo. Muoviamo il nostro giocatore ed ecco qua che in maniera molto simpatica si sposta lungo la mappa camminando. Bene, direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, mettete un bel like, condividete e ci vediamo al prossimo video dove vedremo, appunto, faremo saltare il nostro giocatore e inseriremo anche qualcosina interessante. E alla prossima.